La commissione di controllo e garanzia, convocata dall'opposizione, diventa teatro di scontro aperto tra il sindaco Maurizio Brucchi e l'amministratore delegato della Team, l'avvocato Luca Ranalli. Sul terreno di scontro, ancora una volta, per l'ennesima volta, le solite questioni già affrontate e rinfacciate, segnale che la discussione in municipio sulla Team non vertesse affatto sul merito quanto sul confronto a distanza, divenuto ieri palese tra sindaco e amministratore delegato. In sostanza, l'AD Ranalli chiede al comune di pagare una fattura da oltre 1 milione di euro. Il sindaco Brucchi la contesta, ormai è scontro aperto. L'incontro di ieri è stato utile, a mio avviso, per spiegare alla maggior parte dei presenti le motivazioni per le quali la Teramo Ambiente ribadisce la necessità che il Comune di Teramo provveda in tempi strettissimi ad adempiere le proprie obbligazioni di pagamento. Facendo presente peraltro che lo stesso sindaco di Teramo più e più volte alla stampa aver precisato che il Comune di Teramo è debitore dell'importo di 1.200.000 euro. Non è il solo importo dovuto dal Comune di Teramo, diciamo è quello più palese, è quello più immediato. Si finge di non capire che non basta pagare gli stipendi a un'azienda perché funzioni perfettamente. Ci sono fornitori, ci sono aziende teramane collegate alla Teramo Ambiente da anni. Mi dispiace che si continui ancora oggi a sostenere delle tesi assolutamente indifendibili del tipo che le fatturazioni siano sbagliate. Sono diversi anni che si cerca di trovare il punto di incontro con il Comune e non è stato possibile. Non credo che si potrà andare molto oltre. O vi è la consapevolezza che il principale cliente della Teramo Ambiente deve essere anche un buon pagatore, oppure non v'è dubbio che la Teramo Ambiente dovrà attivarsi nei confronti di chi, ancora oggi, omette di pagare cifre così importanti per la gestione di una società. Perché ci ritroveremmo con attività prestate, servizi resi e mancati incassi. Se si vuole affondare la Teramo Ambiente, lo si dica chiaramente, non si faccia della politica uno scudo dietro al quale trincerarsi per nascondere eventuali mancanze che non imputo al sindaco, si badi bene, l'ho precisato anche ieri, non è il sindaco a firmare i mandati di pagamento, sono dirigenti.